Eccoci tornati a tutti col decimo episodio della nostra Modalità Allenatore. Oggi vi mostrerò un filotto di partite veramente interessanti con una partita di FA Cup stupenda. Comunque, preciso che ho scoperto che il campionato della seconda divisione inglese, cioè la LAN Power Championship, finisce a marzo. Quindi a massimo altri due episodi e la nostra quest'anno di videocarriera finirà. Comunque partiamo subito in casa contro l'Ipswich Town. Questo a sesto minuto subito Tommy Vilenia su deviazione segna questo bel gol. Poi all'88esimo NSE in uscita ferma questo gol. Morata appena entrato fa il suo esordio con questo gran bell'assist per Jerry Mbakogu che nel finale segna sempre lui. Se ci fate caso i gol di Mbakogu vengono sempre alla fine della partita. Comunque finisce la partita 2-0 per i Wolverhampton, altri tre punti fondamentali. Adesso andiamo a giocare di nuovo in casa nel nostro Mullinex Stadium. Guardate la formazione perché la prossima giochiamo in FA Cup, sono tutte riserve. Giochiamo contro l'Huddersfield. Al settimo minuto Morata lanza Benzia che fisicamente tira l'avversario e poi di sinistro incrocia dove il portiere non può arrivare. Al nono minuto 1-0 Yassin Benzia, il nostro secondo bomber della squadra, dato che Musa oggi non segnerà se non sbaglio. Comunque Pseco per O'Hara che torna all'infortunio, per Ward mette in mezzo Morata. Questa qua è un'azione fenomenale, fenomenale davvero. Gran gol, il gol della sicurezza. Comunque al 42esimo su un buco della difesa Scannell segna per l'Huddersfield al 44esimo. E secondo voi chi finirà al 90esimo? Velocità impressionante di Mbakou che prima sbaglia poi rimedia subito al 90esimo. Quindi 3-1 e finisce la partita. Adesso ragazzi mettetevi comodi, vi prego di non cambiare canale. C'è una grande partita, giochiamo in FA Cup contro l'Aston Villa, in casa dell'Aston Villa, Libby Lane. Sarà una partita fenomenale. I nostri ragazzi sogniamo un momento del genere, arriviamo agli ottavi di finale. Cioè, adesso siamo ai sedicesimi, se passiamo andiamo agli ottavi di finale. Spero che questa partita vi possa piacere. Ecco l'entrata in campo dei nostri ragazzi. Comunque si inizia subito, al secondo minuto ci prova Musa, subito, ma il portiere respinge. Adesso Musa entra di nuovo, allarga per Vilenia, Vilenia arriva, Vilenia spiazza il portiere. Tommy Vilenia, secondo gol consecutivo per un centrocampista. Grande gol al 20esimo. Ma quando tutto stava per finire il primo tempo, guardate qua, Zouma cosa combina. Un intervento meraviglioso. Finisce il primo tempo su 1-0 per i Wolverhampton in trasferta. Ottima prova dei ragazzi. Andiamo al secondo tempo, al 70esimo c'è questo errore di Lee che scivola e Ireland davanti alla porta spiazza NSN. 1-1 al 78esimo. Comunque Mbakogu lancia Sigurdsson all'88esimo. Stop di petto è dal limite dell'area, fa partire un destro impressionante. Sesto gol stagionale, è un gran gol, è il gol del passaggio del turno perché la partita finirà qui, finirà 2-1 per il Wolverhampton e i lupi di Roberto Baggio continuano a volare e sognare. All'ultimo minuto c'è questa azione bloccata da NSN, questo brutto cross. La partita finisce qua, come vi ho detto, 2-1. Passiamo il turno. Qua ho avuto un problema, mi dispiace, ma non ho riuscito a registrare il primo gol di Vilenia. Comunque vedrete che la partita andrà male, comunque va bene. Se vi va comunque nel frattempo lasciate un mi piace nel frattempo che leggete. Comunque al 33esimo gol degli avversari con Croft. Poi rivediamo il gol, vabbè perché non ho fatto vedere il primo, quindi vi faccio rivedere questo per intrattenervi un po'. Vedete il primo tempo finisce 1-1 col gol di Vilene che non ho potuto registrare. Poi nel finale mentre noi provavamo ad attaccare per il gol del vantaggio sbilanciati. Gli avversari tirano da dentro l'area e NSN fa un'altra papera come al solito. Comunque, finisce 2-1 per loro, quindi si ferma la striscia positiva. Adesso andiamo a giocare contro il Cardiff.
Al 18esimo Bellamy mette in mezzo Nottingham e poi boh, questa qua è una grande squadra. Maynard segna l'1-0 al 21esimo. E Musa lanza Lucas Piazon che segna il suo primo gol stagionale, un gol strano, tira sul primo palo, papera del portiere di Marshall e al 28esimo segna il suo primo gol in campionato con questo bel sinistro, anche se il portiere poteva fare molto di più. Al 38esimo Whittingham, scusate, segna il vantaggio dei padroni di casa. Il Cardiff comunque, se vi ricordate, è una squadra che ci ha sempre dato parecchio filo da torcere. Ha un attacco veloce e potente. Comunque al 39esimo Pogba sbaglia, lancia ancora degli avversari, Zouma monumentale. Comunque Vileni, attenzione, lancio d'esterno per Musa. Musa entra in velocità, spiazza il portiere, ritorna al gol il nostro capitano. Al 60esimo, adesso subito al 68esimo, entra Mbakogu, segna un altro gol decisivo, io farei una statua. Fossi in voi, farei una statua a Mbakogu perché ogni volta che entra fa sempre gol, quindi non so cosa farci. Comunque al 90esimo si spengono i sogni di pareggio del Cardiff con questa parata dell'NSE. La partita finisce 3-2 e continuiamo a volare in classifica. Ci riprendiamo subito dopo la batosta precedente. Comunque arriva una proposta allettantissima da parte del Tottenham che ci offre 35.000 euro a settimana. Stavo per accettare, ma poi ho detto no, no, non posso lasciare ragazzi in questo momento decisivo del campionato, e quindi decido di rifiutare. Comunque adesso vi lascio con la classifica del campionato. Siamo secondi a 4 punti dal Birmingham e a più 6 dal Blackburn Rovers, quindi un buon momento per noi. Speriamo di non dover andare a playoff, scusate. Adesso vi faccio vedere il tabellone dell'FA Cup, tabellone che già vederci lì secondo me per noi ragazzi è un sogno. Adesso guardate, andremo a giocare contro il Newcastle. E se dovessimo vincere, cosa molto improbabile, comunque affronteremo una tra l'Everton e il Reading per andare alle semifinali. Dall'altra parte invece c'è il Tottenham, il Manchester, comunque squadre abbastanza blasonate rispetto a noi. Comunque adesso vi lascio, al raggiungimento dei 100 mi gusta arriverà il prossimo episodio, mi raccomando lasciate un bel mi piace e un bel commento. Al prossimo episodio ragazzi, ciao!